Buongiorno a tutte, scusate l'aria un po' così da spiaggia. E è una vita che non faccio un vlog, ma avevo bisogno e voglia di farlo per spiegarvi un po' di cose, un po' come è andato l'ultimo periodo, cosa ci sarà nel prossimo periodo. Come potrete vedere dallo sfondo, non sono a casa mia a Roma, e bensì sono a casa al mare. Queste sono le uniche 2 settimane di ferie che ho e le sto passando qui a casa al mare. Qualche giorno ci sono stati i miei genitori, ora sono qui sola. E questo è un po' il punto che affronteremo in questo vlog, oltre a portarvi nella giornata con me, ovvero le vacanze da soli. E comunque, oggi è 16, yes, è 16 agosto. Ieri era Ferragosto, ma purtroppo oggi starò a casa, credo che andrò a fare solo una passeggiata nel pomeriggio, semmai, perché è brutto tempo. Ora vi faccio vedere la vista meravigliosa che secondo me c'è dalla mia finestra. Questi sono i treni della stazione che passano. Ho casa in Abruzzo, proprio il mare di fronte casa. Infatti, cioè, questa casa per me è letteralmente il posto del cuore. E, mi piace tantissimo il balcone, la vista che c'è dal balcone, anche se appunto oggi è veramente brutto tempo. È da ieri in realtà, o l'altro ieri, che è brutto tempo e c'è il mare. Parecchio incavolato, ma comunque vi faccio vedere la vista. Questo è quello che vedo da casa e lì in fondo c'è la pineta in cui di solito vado a fare le passeggiate. Così come potete vedere il cielo non è proprio dei migliori. Quindi proprio per questo oggi sto qui sul divano. In realtà prima di partire mi sono scaricata un bel po' di libri sul mio Kindle, sul mio ebook reader e un bel po' di film sul computer, di modo insomma da tenermi compagnia visto che appunto sarò sola per la maggior parte dei giorni che sono qui. Nello specifico mi sono letta tipo La felicità del cactus, un romanzo carino. In realtà adesso diciamo che sto leggendo veramente di tutto. Ho iniziato a leggere la saga di Harry Potter, cosa che io non avevo mai fatto nella mia vita perché non è un genere propriamente che mi appartenga, che è nelle mie corde. Però spinta da alcune persone mi sono lanciata nella lettura di Harry Potter e sono arrivata al terzo. Però intramezzo i libri di Harry Potter con qualche romanzo. In realtà adesso penso che mi leggerei di tutto, un po' per passare il tempo, passare le giornate, perché non è così banale, ma quando si è da soli le giornate sono veramente lunghe e ci sono veramente tante ore da impegnare. A me piace leggere, mi è sempre piaciuto leggere, non ho mai tanto tempo durante le giornate normali, lavorative, durante la vita quotidiana e quindi sto accumulando adesso, sto leggendo veramente tanti libri e adesso mi stavo per vedere Ocean's 8, che credo sia il remake tutto al femminile di un film cult, che comunque non ho visto neanche il film cult, però questi film con le attrici protagoniste donne, che ultimamente ne stanno uscendo tanti, mi piacciono veramente molto, quindi adesso mi guardo il film, mi sono mangiata anche un po' di patatine e niente. La giornata passerà così. Per quanto riguarda il fatto delle vacanze da sola, diciamo che non è stata propriamente una mia scelta, è stata frutto di scelte, anche scelte di eventi non voluti da me e non dovevo, cioè, non avrei voluto andasse così, diciamocela tutta, nessuno, le uniche 2 settimane di ferie che all'anno le decide di passare da sola a casa al mare, o meglio, da solo magari sì, perché fa il viaggio della vita, va, boh, a fare il cammino di Santiago. Io purtroppo all'ultimo mi sono ritrovata da sola e non avrei voluto passarle qui, probabilmente sola anche sì, ma avrei sicuramente potuto organizzarmi in maniera migliore. Però ormai questa era l'unica alternativa, ed anzi, meno male che c'è questa alternativa, c'è questo posto che mi porto nel cuore. Non voglio dilungarmi sulle motivazioni per le quali sono da sola, perché non sono belle, non sono positive, non porterebbero nulla di buono a questo video, però ovviamente sto riflettendo tanto e sto pensando tanto. La solitudine, se così si può chiamare, ci porta a essere molto, cioè mi porta personalmente a essere molto introspettiva. Detto ciò, da dove sono da sola mi guardo un film e mi faccio i cerottini per i punti neri. Così, per passare da un discorso all'altro, cosa che mi appartiene alla vita di tutti i giorni, non ho più acquistato quelli di Tony Moly alla fragola di cui vi ho parlato tantissime volte, quelli in 3 step, ma non perché non li credo più validi, soltanto perché devo prenderli da Amazon quelli e non avevo fatto in tempo tra le ultime cose prima di partire, quindi cerottini per i punti neri di Essence, che sono la svolta economica
super economica e anche a portata di mano perché c'erano in tutte le OVS, in tutte le UPIM, in tutte le coin, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi zerottini per i puntinieri, mi metto a guardare il film e ci vediamo tra un po'. Ora stiamo invece andando nel mio fantastico bagno. Ho anche pensato di farvi un home tour della casa, in effetti. Penso di farvelo oggi. È una casa un po' vecchiotta, come potete vedere, già dalle mattonelle, però vabbè, era così. Perché non ho mai avuto occasione di fare un home tour tutto mio. Comunque, vi stavo dicendo, ho fatto i cerettini per i punti neri e visto che appena rientro dalle ferie dovrò fare un lavoro importante in cui apparirò in video. Ci tengo a curare la mia pelle, mi sono portata qualche trattamento di bellezza. Queste qui, queste maschere in tessuto, le ho acquistate su Amazon, vi ho lasciato il link qualche video fa giù nell'info box. Ne ho acquistate una roba come 20 e venivano un prezzo convenientissimo. E vi lascio il link anche qui giù nell'info box se me lo ricordo per acquistarle direttamente. Sono maschere in tessuto coreane. E sono super imbevute, ma veramente che io riesco a metterle su, lasciarle 40 minuti, rimetterle nella confezione e chiuderla bene. E la volta dopo le trovo ancora umide, quindi riesco a farci anche due applicazioni con la stessa maschera. Questa qui nello specifico è la perla bianca, non l'ho mai provata, ma dovrebbe essere illuminante. Un pochino, pochino ho preso colore, ma in realtà da quando sono arrivata ha fatto quasi tutti i giorni di brutto tempo. E quindi niente. Quindi ho preso un po' di colore, ma vorrei illuminare la pelle, in realtà le ho portate di tutti i tipi e credo di farne una al giorno almeno, così che la mia pelle arrivi proprio perfetta al rientro dalle ferie per il lavoro che devo fare. Vorrei tentare di farvi capire quanto è imbevuta, credo che così si capisca. Quando l'applicate sul viso per la prima volta gronda proprio di siero, è talmente impregnata che gronda di siero. Ho trovato una postazione fantastica qui in bagno, vi ho appoggiata all'interno del mobiletto che c'è qui davanti per farvi vedere quanto è realmente impregnata la maschera in tessuto. Faccio anche difficoltà ad aprirla e ho tirato bene indietro i capelli perché altrimenti rischio di sporcarmeli tutti. Ed ha anche le misure giuste di occhi, naso e bocca, perché di solito invece è sempre un po' un casino. È sempre un po' difficoltoso mettermi queste maschere. Però le tengo. Ecco, una cosa che ci tenevo a dirvi, che forse vi potevo dire prima di applicarla, è che d'estate tengo le maschere queste qui in frigo. Così, oltre ad avere l'azione proprio specifica della maschera, hanno anche una bella azione tonificante e sì, tonificante e rinvigorante per la pelle del viso. Perché questa è veramente gelida, è stata in frigo fino a poco fa. Questa è quanto è impregnata la maschera, guardate le mie mani nell'applicarla. E niente, ora la lascio il più possibile, tanto continuo a guardarmi il film. Ecco qui la mia pelle dopo la maschera in tessuto. È molto molto fresca perché appunto come vi dicevo la applico da fredda, la prendo direttamente dal frigo, la applico sul viso, quindi la mia pelle è molto molto fresca, la trovo sicuramente più idratata. Io il siero che rimane non lo massaggio sul viso perché mi lascerebbe la pelle troppo appiccicosa, quindi lo vado a sciacquare semplicemente con dell'acqua perché penso che dopo 40 minuti di maschera in tessuto la mia pelle abbia assorbito tutto il siero di cui aveva bisogno e andare a massaggiare anche quello in eccesso che rimane una volta tolta la maschera è troppo per il mio viso e appunto lo vado solo a sciacquare con acqua. La mia pelle è sicuramente più idratata, la vedo anche bella più luminosa, più compatta. Ovviamente le imperfezioni non è che spariscono, queste sono macchiette da imperfezioni che avevo prima, però la trovo veramente veramente tonica, bella rimpolpata, luminosa, idratata, tralasciando le occhiaie che siccome stasera esco giuro che me le sistemo. Ciao a tutte. È passato qualche giorno dall'ultima volta che ho preso in mano il telefono per registrare questo vlog e sono cambiate tante cose. Oggi è 23 agosto, non ricordo con precisione quando avevo girato il vlog, ma dovrebbe essere tipo all'incirca una settimana fa. E non ho avuto più modo di continuarlo e non ho avuto più che altro tanto lo spirito e la voglia di continuarlo, né in positivo né in negativo, nel senso che sono stati giorni di riflessione e non di solitudine, come forse mi aspettavo, ci sono stati e ci sono momenti in cui sono sola, però ho avuto a fianco a me persone vecchie e nuove
che mi hanno aiutata e supportata. Sono successe veramente tante, tante cose in questa settimana. E la prima, la più evidente che potete vedere, è che ho tagliato tutti i capelli. Ora vabbè, non fate caso alla piega perché ho fatto il bagno al mare e ancora non li ho lavati. E di solito li asciugo lisci, questo però è quello che succede quando esco dal mare. E ora sembrano anche più corti in realtà. Ho fatto un long bob, sono andata al parrucchiere, ve lo giuro, con la convinzione di farli crescere. È quello che stavo facendo negli ultimi mesi, quindi volevo farli crescere. E gli ho detto, guarda, io vorrei dare giusto una spuntatina perché avevo le punte veramente secche, decolorate e provate da trattamenti, quindi le volevo un po' rimuovere. E solo che per rimuovere tutte le punte secche la parte da tagliare era veramente tanta, tipo una roba del genere, che è quello che poi ho tagliato. E la parrucchiera mi ha detto, beh, se vuoi tagliare solo le punte, tagliamo un pochino, possiamo scalarli per rimuovere più punte danneggiate possibile. E poi le faccio, ma mi giuro che non ci avevo minimamente pensato a tagliarmeli così, ma le faccio, ma se io volessi invece rimuovere tutta la parte rovinata, cosa dobbiamo fare? Mi fa, beh, facciamo un long bob. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che io l'ho già portato un taglio del genere. È un pochino più difficile starci appresso perché per il mio tipo di capelli devo fare la piega ogni volta che li asciugo, altrimenti non vengono manco così. Se venissero così sarebbero forse gestibili, vengono solo gonfi, quindi devo comunque fare la piega e va un pochino più gestito. Però ho pensato, ma andiamo incontro alla stagione fresca, ce la farò a farmi una piega ogni 2-3 giorni. E quindi niente, così, è andata così. Sono andata con una mia amica dal parrucchiere, lei era dall'altra parte a fare il lavaggio, quindi mi ha lasciato convinta che io mi spuntassi solo un pochino i capelli ed è ritornata che non avevo più capelli. Non lo so, le persone a me intorno questi giorni non si sono manco accorte che mi avevo tagliato i capelli, però per me, vi giuro, me che li sto facendo ricrescere dopo tantissimi anni, è stato un po' un trauma. Poi in realtà sono pratici, sono freschi, non riesco a legarli perché sono ancora troppo corti, però sono fighi, mi piacciono un sacco. E questo era solo uno dei tanti cambiamenti, ed è il cambiamento a livello estetico. Ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita in questa settimana, in queste vacanze in generale. E vi avevo già detto che per una serie di eventi avrei dovuto passare non piacevoli, una serie di decisioni non mie, avrei dovuto passare le vacanze estive da sola. Ve la spiego a grandi linee, e ad oggi posso dirmi ufficialmente single. E lo dico non tanto a cuor leggero, perché quando finisce una storia, quando finisce un rapporto, soprattutto un rapporto abbastanza lungo e sicuramente importante, non si è mai a cuor leggero, ma sto piano piano ogni giorno riscoprendo me stessa e mi sto facendo delle piccole promesse e me le sto anche appuntando riguardo a quello che voglio nella mia vita, prima di tutto per me stessa, e a quello che vorrò poi in un futuro rapporto, quando e se arriverà. E lo devo a me stessa perché nella mia vita sono stata non tante volte fidanzata, ma sono stata fidanzata per tanto tempo. Ve lo consiglio, se vi hanno lasciato, se vi siete lasciate, se avete lasciato, quando finisce un rapporto si hanno molto bene le idee chiare su cosa si vuole e cosa non si vuole più da un rapporto. Anche se voi adesso in questo momento appena lasciate non avete la minima voglia di iniziare un nuovo rapporto, perché questo è il mood in cui mi trovo e vi capisco, più di chiunque altro vi capisco. Anche se voi in questo momento non ci pensate minimamente a rimpelagarvi in un'altra storia, in questo momento avete le idee molto ben chiare su cosa volete e cosa non volete da un rapporto. Quindi fatevi un promemoria, perché poi la prossima volta che incontrate uno e vi perdete, avete 5 minuti di innamoramento e irrazionalità, andate a rileggere la lista e tornate in voi. Perché io sono una di quelle persone che è convinta che andare nella direzione del proprio cuore, seguire il proprio cuore, è la cosa più giusta che si possa fare. Però sono anche convinta che un pizzico di razionalità, soprattutto quando si arriva a una certa età e quando si arriva a una certa maturità, a una certa consapevolezza, a una certa esperienza, si debba avere quel pizzico di maturità. E poi io nella mia vita ero quella donna che diceva, no, io solo carriera, chi se ne frega dei figli, della famiglia, del matrimonio. Ora stanno passando gli anni, io sto cambiando idea e chissà che la prossima storia non sarà quella giusta. E ho comunque tra pochi giorni 26 anni, quindi la vecchiaia si sta iniziando a far sentire, e io vabbè, non ho i baffi. Ci tenevo a specificarlo, così, tanto per dirvelo, che è 6 minuti che sto parlando e mi guardo queste macchie, sono macchie solari,
E mi sono spuntate non perché non uso la protezione, perché faccio un uso smodato di protezione solare anche in città, ma per una questione di ormoni, quindi comunque non ho i baffi, perché so già che leggerò commenti del tipo: ma potevi fare i baffetti? In realtà me li faccio, ma cambia niente. Quindi niente, questa voleva essere un po' una conclusione di questo vlog, e volevo lanciare questo messaggio positivo che da tutte le batoste, anche da quelle più grandi, ci si riprende, che quando si pensa di essere soli si scopre che a fianco si hanno le persone che ci sono state sempre e si scoprono anche nuove persone a fianco. Quindi in realtà se non si vuole essere soli non si è mai soli, ma anche stare da soli, non essere soli, ma stare da soli è utile. Mi sono fatta belle passeggiate qui con la musica alle orecchie a pensare, a riflettere anche su gli errori personali che mi hanno portato poi a trovarmi in questa situazione, a riflettere sugli errori degli altri, a riflettere sulle cose belle e le cose brutte che mi aveva dato questo anno e passato di relazione. Quindi anche stare da soli, non essere soli, fa bene riflettere, fa bene pensare. Mi sono fatta belle passeggiate, bei bagni al mare, stesa sul lettino. Mi sono anche un po' depressa, quello va detto, ma fa parte della vita anche quello. Quindi niente, questa voleva essere una conclusione di questo vlog. Io ho parlato per ben 7 minuti. Io spero siate ancora connessi. In ogni caso, spero abbiate passato una bella estate, che la vostra estate sia stata più tranquilla e meno burrascosa della mia. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi video e con un progetto super speciale. Ciao!